La Biblioteca Crisi aderisce alla 17ª settimana d'azione contro il razzismo. Oggi vi proponiamo una lettura tratta dal libro Black Boys di Gabriele Clima. Con te ci trovavamo al parco, alle 7, alle panchine. Mi venne incontro, mi diede una pacca sulla spalla. Ci saranno state una decina di persone, di noi, dei Black Boys. Ciao lo pacchiotto, disse una. Ciao una. È la tua prima festa? Sì, sorrise. Che tenero. Poi arrivò Ferenc, la tirò a sé e le stampò un bacio sulla bocca. Pronti? Disse agli altri. Avanzammo nella piazza, verso il centro sociale, che faceva da punto di raccolta delle piattole. Li chiamava così Ferenc, gli amici degli immigrati. Ci accolse la musica ad alto volume, la gente, tanta, tantissima quella sera, più del solito, che ballava, saltava e si muoveva, come se fosse un corpo unico. Un'auto della polizia era parcheggiata sul lato della piazza. Andiamo, disse Ferenc. Aspetta, dissi, il manganello non ce l'ho, non l'ho portato. Che vuol dire che non l'hai portato? Dimenticato, l'ho lasciato a casa. Ferenc guardò gli altri. D'accordo, non importa, disse, ma non farlo un'altra volta. Non si lascia il manganello, ok? Ok. Sei con Luna, disse, stasera, lavorate insieme. Dai, muoviamoci. Vieni, lo pacchiotto, disse Luna, prendendomi la mano. La seguì, ci infilammo tra la folla. Luna si fermò, indicò un tizio con i capelli lunghi. Quello, disse. Gli si avvicinò, il manganello in mano, e gli sferrò un colpo tra le costole, deciso. Quello si piegò, i denti stretti, ma Luna già scappava via, trascinandomi con sé. Si fermò più avanti, guardò la folla che si era già richiusa. Hai visto un pacchiotto? Disse. Hai visto come si fa? Mi guardò, gli occhi che brillavano, mi afferrò il volto con le mani e mi diede un bacio sulla bocca. Sentì la sua lingua umida e veloce serpeggiare sulle labbra. Adesso tu, disse, e mi porse il manganello.